Ciao, oggi presento la ricetta delle brioche col tuppo. Sono delle brioche dolci tipiche siciliane che tradizionalmente vengono farcite con gelato o granita. Per la ricetta utilizzerò per la biga o lievitino farina manitoba, acqua e lievito di birra. Per il secondo impasto farina manitoba, farina 00 di media forza, acqua, strutto oppure burro o margarina, miele, zucchero, sale, vanillina, scorza di arancio e limone. Volendo utilizzare la pasta madre, si sostituiscono tutti gli ingredienti della biga, con altrettanto pasta madre. Logicamente, dopo averla rinfrescata 2 o 3 volte, praticamente per avere la giusta forza deve raddoppiare di volume in 3 o 4 ore. Poi, una volta pronta, si passa alla preparazione del secondo impasto. Come prima cosa sciolgo il lievito con l'acqua. Poi preparo la biga formando la classica fontana con la manitoba. E verso il lievito. Perfetto, l'impasto è pronto, lo posiziono dentro un contenitore, è coperto con della pellicola trasparente, lo lascerò lievitare per 30 minuti circa, o comunque fino a raddoppiare di volume, in un punto caldo della cucina, lontana da correnti d'aria. Trascorsi 30 minuti, come si vede, ha raddoppiato di volume. Quindi preparo il secondo impasto, mettendo nella planetaria con il gancio la biga. Oppure in sostituzione pasta madre. Poi unisco le due farine. E alla velocità più bassa incorporo poco alla volta l'acqua. Trascorsi 10 minuti l'impasto si è staccato completamente dalle pareti e comincia ad essere abbastanza liscio, quindi aggiungo il miele. E alla velocità più bassa, poco per volta, lo zucchero. Trascorsi 3-4 minuti aumento la velocità. Dopo 1 minuto torno alla velocità più bassa e incorporo poco alla volta il grasso, in questo caso lo strutto. Pulisco il gancio. Infine aggiungo il sale, la vanillina e la scorza di arancia e limone. Faccio girare ancora un po'. Trascorsi 15-18 minuti in totale, l'impasto è ben incordato, quindi pronto. Infatti, come si vede, risulta bene elastico, liscio e lucido.
quindi ho tolto l'impasto dalla planetaria e lo lavoro un po' con le mani sul tavolo unto. Poi lo inserisco in una bacinella sempre unta, lo schiaccio leggermente, ungo la superficie con dell'olio o del burro fuso e copro con la pellicola a contatto. Lascio riposare l'impasto a 30 minuti a temperatura ambiente. Trascorsi 30 minuti lascio maturare l'impasto in frigorifero per 8-12 ore ad una temperatura che va dai 0 ai 4 gradi. Mentre se si vuole velocizzare il procedimento si lascia riposare l'impasto in frigorifero solo per un'ora. Sono passate 12 ore e l'impasto è maturato abbastanza e nello stesso tempo è lievitato. Quindi tolgo la pellicola e lo lavoro un po' sul tavolo. Lo allungo per poterlo porzionare e poi preparo le brioche. Per le brioche ci sono due tecniche, la prima è questa: prendo un pezzo di pasta e creo una pallina, mi aiuto con un po' di farina, poi la schiaccio leggermente, poi la presso in questo modo, non al centro ma a tre quarti. Poi la giro, presso qui al centro nella parte più grande fino a creare un foro, in questo modo. Poi giro la pallina da sotto e la passo sopra nel foro. E la brioche è pronta. La seconda tecnica è questa, creo sempre una pallina. Aiutandomi sempre con un po' di farina se serve. Poi la presso leggermente. Poi faccio un'altra pallina più piccola e la divido in due in questo modo, pressandola fino a tagliarla. Poi prendo la pallina piccola e schiacciando quella grande al centro la inserisco. Queste sono le due tipologie di brioche, la prima è quella più tradizionale e la seconda è quella un po' più semplice. Terminato tutto l'impasto, ho posizionato le brioche su due teglie che poi copro. E le faccio lievitare per circa un'ora, un'ora e mezza al caldo. Trascorso un'ora la lievitazione può bastare. Le pennello sopra con turlo d'uovo diluito con un po' di latte. E sono pronte per la cottura. Le cuocerò in forno statico a 180-200 gradi per 12-15 minuti. Perfetto, le brioche sono cotte. Le sposto su una griglia e le lascio raffreddare.
Grazie, alla prossima ricetta, ciao!